Ci troviamo di fronte alla cattedrale di Arezzo in un giorno particolarmente importante, quello della festa del patrono San Donato. Al vescovo Riccardo sono stati consegnati i lavori svolti nei circoli maggiori. Don Alessandro, come sono andati? È stato quello dei circoli maggiori sicuramente un lavoro che ha chiesto tanto impegno, fatica, preparazione, perché il circolo maggiore, io ero moderatore del circolo maggiore 1, quello che riguarda l'identità della diocesi, quindi anche tutta la parte teologica, c'è stato da mettere insieme tutte le sollecitazioni, le numerosissime sollecitazioni che sono venute dai circoli minori, che sono state veramente tante, interessanti, che hanno contribuito al lavoro di emendare, integrare, qualche parte correggere circa quel già bel lavoro dell'Instrumentum Laboris, ma che a questo punto diventa ancora più ampio, ancora più profondo. Questo davvero oggi abbiamo sperimentato, consegnando i frutti del lavoro del Circolo Maggiore al Vescovo, abbiamo sperimentato un passo importante del Sinodo. Ora tutto questo lavoro arriverà al vaglio dell'Assemblea Sinodale, però grande lavoro anche di redazione e di oggetto di quello che i sinodali, l'Assemblea Sinodale si troverà davanti, ecco, è stato frutto dei circoli maggiori. Tra le tante sollecitazioni emerse ce ne sono alcune che vogliamo ricordare? Ma sicuramente quella della unità della diocesi e della sua identità, essere Chiesa Aretina, che non è solo un nome, una circoscrizione geografica, ma è una identità soprattutto teologica, così ci dice anche il Magistero della Chiesa, e va sicuramente recuperata, quindi nelle varie dimensioni che la costituiscono, da quella della missionarietà, della carità religiosa. C'è stato un aspetto importante che tutti i sinodali hanno molto richiesto, di rivedere la figura del sacerdote, del presbitero. È una sollecitazione veramente molto bella, molto profonda, è una grande provocazione che la Chiesa, cioè il popolo di Dio, fa a se stessa sulla figura dei propri ministri. Io ero uno dei moderatori del Circolo Maggiore 1 che ha trattato il tema dell'identità della Chiesa Aretina. Lo ha trattato rielaborando i lavori provenienti dai 41 circoli minori. Naturalmente è stato un lavoro importante che ha messo insieme 14 elementi provenienti da diversi ruoli all'interno della Chiesa, tra laici, religiosi, presbiteri. Insieme abbiamo rielaborato la prima parte dell'Instrumentum Laboris con lo scopo principale di inserire correttivi e integrare i materiali e i suggerimenti che ci sono pervenuti. Naturalmente, ancora una volta, come già si era manifestato nei lavori dei circoli minori, anche nel circolo maggiore è stato importante la scoperta reciproca di un cammino simile di fede, la consapevolezza della responsabilità che ci è stata data, la consapevolezza di ragionare oggi su quello che sarà la nostra Chiesa domani. E questo ovviamente per tutti quanti noi è stato un motivo di impegno aggiuntivo. Quali sono i principali temi che sono emersi dal punto di vista della riscoperta dell'identità della Chiesa Aretina? Beh, intanto la valorizzazione del ciò che è presente nel territorio, evidenziarlo, perché a volte manca anche una comunicazione e una conoscenza, quali sono gli ordini religiosi che operano nel territorio, quali sono state le figure di santi, di martiri che hanno vissuto nella nostra terra e nella nostra diocesi, e a oggi quali sono i movimenti che operano, anche i nuovi movimenti che operano all'interno dell'alveo della nostra Chiesa Aretina, che operano proficuamente per il bene e la diffusione della fede. Silvia, come sono andati questi lavori? Allora, sono stati molto concentrati, molto prolungati nel tempo perché la materia lo richiedeva. Abbiamo avuto moltissimi spunti dai circoli minori e abbiamo sentito la responsabilità e lo scrupolo di
esaminarli tutti, tenendo quelli che ritenevamo di poter includere in una progettazione pastorale da presentare poi alla Congregazione Generale del Sinodo, la quale ha ancora la possibilità di riesprimersi a questo proposito. Sono emerse tante istanze, è emersa una Chiesa vivace, a volte critica, che non rinuncia a pensare alla pastorale in termini progettuali, ha a cuore soprattutto, per citare qualche tema più ricorrente, la formazione dei giovani. C'è stata una richiesta plebiscitaria dell'oratorio in tutti i settori, la richiesta di avviare l'esperienza dell'oratorio nelle comunità emergeva in tutte le situazioni, si parlasse di educazione dei giovani piuttosto che di formazione spirituale, piuttosto che di formazione culturale. Emergeva sempre la richiesta dell'oratorio, quindi questo è sicuramente un tema importante da mettere nell'agenda del Sinodo. Altri temi importanti, la preghiera, la liturgia, il modo di vivere la liturgia anche attraverso una riscoperta delle tradizioni popolari, delle confraternite, delle associazioni. Tutte realtà che non sono da consegnare al passato e neanche da assumere acriticamente, ma da evangelizzare e riprendere, recuperare come patrimonio importante della nostra fede. E poi molte altre realtà. È stato un confronto bello, ricco, perché ricche sono le persone di tutti gli stati di vita che hanno preso parte a questa esperienza portando semplicemente la voce della nostra comunità, della nostra Chiesa. Io facevo parte del primo circolo maggiore, quello che relativo all'identità, quindi il nostro lavoro non era tanto quello di dare proposte concrete da realizzare, quanto piuttosto determinare questa identità della Chiesa Aretina da cui poi devono scaturire queste proposte. Quindi il nostro lavoro è stato da una parte storico, fare un po' la storia della nostra diocesi, teologico, incentrato soprattutto sul chiarire bene cosa significa e che essere chiesa locale, perché il Concilio Vaticano II ha sottolineato proprio questa l'importanza della chiesa locale riunita attorno al vescovo. Quindi già prendere coscienza di questa realtà credo che sia un passo molto molto importante anche in vista poi di una pastorale rinnovata. E poi l'altra parte era di vedere chi sono i membri di questa chiesa locale, quindi abbiamo parlato del presbiterio, ma molto tempo abbiamo dedicato anche alla vita religiosa, in tutte le varie forme di vita religiosa e ai movimenti ecclesiali, che anche se la gente tra virgolette normale che va tutte le domeniche a messa non se ne rende conto, ma hanno veramente si sono trasformati a partire dal Concilio Vaticano II e sono una risorsa preziosa nella formazione, per esempio penso ai religiosi, basta citare i monaci, Camaldoli, Laverna, ma tanti altri istituti di suore, frati che propongono iniziative nella formazione. E poi l'altro aspetto sono i movimenti così importanti per la crescita anche del popolo di Dio, inseriti naturalmente in un contesto della Chiesa locale, mai al di fuori. E un'altra cosa molto importante a cui tengo veramente a sottolineare è la formazione. Abbiamo parlato della formazione come un punto principale, sottolineando un aspetto che la formazione prima di tutto deve essere alla vita spirituale. Sì, si può studiare teologia, si può studiare Bibbia, così, ma se non c'è un vero incontro con Dio, del fedele con Dio, del ministro con Dio, il resto è solo un sapere, rischia di essere un sapere umano. Quindi abbiamo fortemente sottolineato questo aspetto della formazione prima di tutto spirituale all'incontro con Cristo nella parola, nei sacramenti e così. E l'altro aspetto legato alla formazione è ricordare che ci sono tanti fedeli laici che sono impegnati nella formazione non solo nelle parrocchie ma nelle scuole, i professori di religione soprattutto. E questo abbiamo scritto nel nostro documento anche che vogliamo dire grazie a queste persone che testimoniano, rendono presente la Chiesa nel mondo della scuola dove non sempre la fede è presente.